Ciao a tutti ragazzi, sono Adri. Adri, formato italiano oggi. Sì, si è rovinata la maglia nella lavatrice, scusate. Italia, Macedonia del Nord. Oggi c'è da fare bene. La necessità di spedire. E nonostante abbiamo la possibilità di fare bene, la prossima partita poi c'è da fare meglio. Inno macedone, quindi ci posso parlare sopra. Quest'anno, anzi meglio, questa stagione, il livello massimo di avvelenamento. Anzi, guardate, metto proprio le luci blu tutta la partita in sottofondo. Il livello massimo di avvelenamento l'ho raggiunto durante Salernitana-Milan. Io vorrei evitare di raggiungere lo stesso livello, o meglio, ma neanche avvicinarmi, di avvelenamento per l'Italia che va al mondiale. Siamo stati assai coglioni in precedenza. Potevamo, dovevamo fare di più. Due rigori sbagliati in due partite con la Svizzera, che pesano tantissimo. Non aver segnato a Belfast. Tanti fattori che ci hanno portato oggi a giocare queste partite. Poteva esserci la Serie A in questo periodo, e invece abbiamo dovuto rimandare tutto per via di questa Italia che, quando si tratta di qualificazione al mondiale, nonostante avesse un girone direi abbordabilissimo, ha deciso di non rispondere pronto. Minchia, com'è ritardo l'audio della voce dei calciatori che già sono stonati. Italia chiamò. Palermo. Questi. Siamo in leggero ritardo, la Serie A comincia puntuale però. Vabbè, ma la formazione è tolto Mancini, che lui ogni volta che gioca è giallo. Lorenzo non farebbe neanche così schifo, sinceramente. Dai, hanno Trajkovski davanti. Ristoschi, Trajkovski ex Palermo. Hanno Bardi a centrocampo, l'hanno preso in prestito dalla Frosinone. Dimitrievski, forse ho sentito nominare, non c'è Pandev, Elmas è squalificato. Dai ragazzi, vabbè che abbiamo pareggiato contro Flanagan, Peacock, Farrell, Mac di qui, Mac di là, Mac di su, Mac di giù. Però dai ragazzi, siamo anche in casa stavolta, su. Capito, roba siamo noi, ma vediamo neanche di essere campioni del mondo, ma almeno di andarci. Già sti qua cominciano a pestare duro, a fare fallo, ok, grandi. Insigne, puoi muovere il destro? Perché non l'hai fatto, lo fai sempre. Emerson, no. Poteva tirare Insigne, poteva tirare Insigne, che babbano. Doveva fare il tiro a giro, aveva più spazio che la partita col Belgio, eh. Perché Verratti cerca la palla nel mezzo quando c'era Barella libero? Giurlinov. Poi interviene l'arbitro per il problema. Giurlinov. Giustamente interromperemo il gioco per due minuti per colpa di un calcio nei coglioni. Bene, ok, una pallonata a quello che è. Di proporre gioco, poi è arrivato anche a una conclusione proprio centrale. Loro molto attenti. Però gli ha tirata sola Berardi, eh. Al volo. Partenza buona, dai. Partenza buona, dai. Corto Insigne. Insigne corto, ma che calcio d'angolo di merda! Incredibile, protesta. Da un calcio d'angolo, no, ma arriva una semplice rimessa laterale. Ma no, ma solo noi siamo capaci di queste cose, dai. Ma davvero? Manco la scuola calcio. In 14-15 anni che seguo il calcio non ho mai visto un calcio d'angolo così battuto male. Barella, sporca Barella. Perché non ha tirato Barella? Ha provato a servire Berardi. Perché non ha tirato Barella? Niente, questa palla di Barella che poteva. E intanto Annalisa Bartoli dal coordinamento giornalistico ci comunica che il Portogallo è in vantaggio per un gol del Portogallo. Gol di Otavio. 18 minuti e poi di Bardi. Il mio commento è boh. Dentro verso Immobile Dimitrievski, esce un casino della Madonna lì davanti. Nicolo. Insigne, c'è l'inserimento di Barella che lascia spazio proprio a Berardi. Insigne Berardi riesce ad arrivare in pallone, termina. Stiamo giocando male, assolutamente. Prova lui dalla distanza. Sì, tiro da 580 metri di Berardi. Livelli nello stretto, nel lungo. Cazzo, che cerca la giocata da fuori area, il tiro forte, non trova la porta. Che cosa mi tocca vedere? Ma sti qua non fanno due passaggi in fila. Cioè, io penso siano ancora più scarsi dell'Irlanda del Nord, sti qui. No, cioè, non ce la fanno neanche a commentare una partita così. Proprio non.
Boh. Florenzi in verticale per lo scatto di Immobile, la posizione è regolare ma non arriva. Pallone troppo lungo, buona la quando è lungo, quando è corto, quando è alto, quando è basso, quando è scappellato verso destra, quando verso sinistra, non arriva mai giusto quel pallone lì. Dai. Fa vedere ancora Insigne di qua, Barella carica il destro. Barella. Conclusione, ci prova Barella, non trova lo specchio della porta, ma almeno arriva un tiro dell'Italia. Ancora una volta sì, ma se tiri che arrivano devono essere questi, cioè stiamo freschi davvero. Mamma mia, che bruttura. E Dimitrievski andrà lungo a cercare. Bella! Sbaglia il portiere per Arti! Ma non ci voglio credere! Possibile questo gol, perché ovviamente aveva tutta la porta dietro, ha calciato di interno piede. No, vabbè, ragazzi. Occasione che l'esperienza anche di altri portieri, di altri giocatori, non insegna nulla, ne sa qualcosa. Va bene, ho visto tutto, ragazzi. No, veramente. Tutto è dovuto far meglio. Cioè, ma sto qui è uno che tutte le volte che incontra il Milan al minimo gli fa due gol. Bene ancora Verratti, adesso in difficoltà la Macedonia del Nord. Dentro immobile, niente. Deviata, calcio d'angolo, ancora una volta Verratti. Cioè io non ho visto, io ho guardato almeno il 70% di partite di Serie A quest'anno e vi giuro non ho mai visto sbagliare un gol come l'ha sbagliato Berardi. Se fosse Milan in questo momento sarei avvelenato, ma avvelenato. Diciamo che l'Italia per farmi avvelenare deve fare di peggio. Lungo verso è difficile fare di peggio, bene da però Jorginho, ancora Florenzi. Di nuovo non mi ha ancora portato l'avvelenamento l'Italia. Verratti. Adesso per Immobile, che Immobile. Il destro di calciano quel test. Di Stefan Ristovski ha perso l'attimo giù. Sì, Ristorantoschi. Calciano quel destro. Bella. Brasiliano cross basso. Dentro. Verratti rimane lì. Tira Immobile, tira. Fuori. Angolo. Tutti a protestare. Ma non c'è niente, cioè non bisogna attaccarci a ste cose. Sì, corner basso. Il corner basso. Jorginho trova. Beh, 8 calci d'angolo a 0. Mancini dalla possibilità. Ciurlinov di ripartire. Ciurlinov. Donnarumma, Ciurlinov. Bravissimo Florenzi. Grande Florenzi. Grande Florenzi. Se avesse segnato un gol. Mamma mia, Florenzi. Presenza grave di Mancini. Sì, controllo. L'avevo detto, Mancini non va. Fallo, bravissimo. Florenzi a trovare il tempo. Mancini. La sventagliata verso Berardi. L'avevo detto. 2-0 Portogallo. 2-0. Diogo Jota. Bastoni. Bastonius. Bastoncino dentro. Ha fatto la migliorazione. Bastoni ha fatto una migliorazione per l'Italia ancora da 2 minuti. L'ha fatta Bastoni. Che cazzo? Quello con più personalità in 43 minuti è stato Bastoni. Calcio bravo Bardi a superare due o tre avversari, mette in movimento Trajkovski. Bardi, Trajkovski, Donnarumma. Blocca a terra Donnarumma. Primo tiro in porta dopo 45 minuti. Arriva al quarto, arriva il primo tempo. Turpen 0-0 alla fine del primo tempo tra Italia e Macedonia del Nord. 9. Pausa. 9 di 9. Ci vediamo nel secondo tempo, ragazzi. Ci risiamo, ragazzi. Ma assolutamente no, si risiedono tutti in panchina. Solito teino gli stessi 11 che hanno dell'intervallo, tra l'altro solita tazza. Donnarumma che ha inquadrato poi Florenzi, Mancini, Bastoni ed Emerson. In via tuttavia ironica. Verratti davanti Berardi. Di Napoli Milan, però ragazzi, ho usato questa tazza nel teino di Napoli Milan e ha portato bene. Perché Giroud poi gli ha aperto il culino. Stefan Ristovski, Velkovski. Magari porta culo anche stavolta. Inizia il secondo tempo di questo circo. Non c'è fallo, bella, bella. Verratti. Immobile, Verratti. Non ha tirato. Berardi. Berardi. Non ha tirato. Joski che salva la Macedonia del Nord. Vabbè, non schifo, ragazzi. Cerca di sorprendere Joski. Secondo tempo è iniziato malissimo. Comunque, Berardi. Dai. Pallone giocato verso Emerson. Intervento in scivolata doppio. Buono. Tentata da Bardi. Cioè, Immobile libero. Gliel'ha dato dopo un anno. Maremma Maiala. Trajkovski che giocava nel Palermo, adesso gioca in Arabia Saudita. Signori, Arabia Saudita. Berardi buono. Prova con il sinistro. Sinistro, centrale. In due tempi. Blocca Dimitrievski. Berardi. Ancora con il sinistro. Berardi sinistro. Fuori. Questa volta proprio. 19 attacchi a 2. Bratti, i piedi buoni dell'Italia per trovare un varco nella organizzata difesa macedone.
Bella Berardi, alto. Ancora Verratti. Ha dell'incredibile, ragazzi. Ha dell'incredibile. Tiro alto. Ha dell'incredibile. Le prendere posizione. Grande rinvio di Donnarumma, grande. Tutto regolare. Grande. Io mi ero abituato a Magnan che rinvia ad occhi chiusi, scusate. E noi bella dentro per Berardi. Berardi. Chiuso. Posizione era regolare. Deviazione provvidenziale. Mamma mia. No, vabbè, qua c'è da fare complimenti alla difesa anche sullo scatto immobile. Guarda come lo vedi un avversario a intervenire sulle conclusioni. Ma che cazzo! Pericolose del sì, vero, quella clamorosa. Cross, la blocca, c'è nessuno, ci stai per. Ma tua madre. Cioè tua madre, tuo padre, tua sorella, tuo fratello, ma e i tuoi figli, ma che cazzo? Ma si può vedere. Berardi buono. Raspadori c'è immobile, allarga verso Verratti. Anzi, Berardi. Ancora Berardi, finta e controfinta, pallone sul destro. Lascia Barella che scivola. Vabbè, ragazzi. Barella osceno. Barella oggi. Posizione tra le linee. Il cross di Raspadori. Dentro verso Bastoni. Bella parata. Senza difficoltà degli azzurri. Tempo. Ma sti qua fanno i dentisti di professione. Ma dai, ma che cazzo. Ma movimento di Barella, lo vede Berardi. Barella dentro. Indietro per Florenzi. Florenzi. Altra deviazione. Angolo. Arriva ancora una volta. Barella. Là si fa vedere Raspadori. Ancora Barella. Fai qualcosa, ti prego. Barella, fai qualcosa. È 76 minuti che non fa niente, Barella. Credo. Perché Pellegrini a sinistra, cazzo? Duti. Joe Pedro. Cioè, vi rendete conto che ci stiamo appendendo a Joe Pedro? Cioè, ma si può. Che personalità che c'ha Bastoni. La vedono tutti gli altri. La personalità che c'ha Bastoni nell'imbastire le azioni, ragazzi. Bravo Emerson. Ha vinto il rimpallo. Pellegrini. La chiusura non ha tirato. Che mette in calcio d'angolo. Altra occasione per. Non ha tirato. Preferito metterlo in mezzo. Serve benissimo. Era la loro che non si possono sbagliare. Fanno entrare il cassiere, tolgono il cornettaro, fanno entrare il monnezzaro, tolgono lo spazzino, cioè. Ottimo, eccolo qui, Chiellini. Dentro Chiellutz. Certo, poteva anche mettere Politano, eh. Credo Joe. Cioè, se metti Joe Pedro mi può anche mettere Politano. A questo punto sì. Famo pena. Emerson, ancora Pellegrini. Pellegrini dentro per Raspadori, non lo aggancio, ragazzi. Raspadori, non si. Mamma mia, signori, cosa mi tocca vedere? Tra le linee, punteggio che non si sblocca, ricordando tra l'altro che in ogni caso i supplementari determinano un surplus di spese di energie. La conclusione. Destro! E il gol di Trajkovski. No! Protestare perché sul contrasto magari non ci voglio credere, ragazzi, calciato in maniera secca, precisa sul pallone, ma non riesce. Incredibile, non ci voglio credere. Minuto, ne mancano tre. Non ci voglio credere, ragazzi. Trajkovski, ancora lui, mentre gli azzurri. Ma davvero? Subito. Io non penso abbia controllato con il braccio. Aveva segnato un gol per certi versi simile. Vediamo naturalmente la valutazione del VAR che conferma il gol. Sembrava anche a noi la valutazione è corretta. Dicevamo di ancora Verratti. Viene fermato da Miowski. Evita che il pallone termini fuori, scarsi. No, ragazzi, questa è la cosa più assurda che abbia visto in vita mia. Portogallo. Cioè, io ho visto tante partite, ma tante. Ma io ho perso il conto delle partite che ho visto in vita mia. Quarto chino l'avete visto di Politano. Mi sono visto il Milan crollare a Verona 3-0. Mi sono visto Benevento Milan. Terminato il gol, forse ci sarà. Ma ce lo meritiamo, ragazzi. Ce lo meritiamo. Del Nord. Questa qualificazione andava chiusa. Abbiamo avuto 4 match point per chiudere questa qualificazione. Non l'abbiamo fatto. È giusto così. Emerson. Poi Florenzi. Florenzi dentro. Possibile. Sul fondo. João Pedro ha un passo dal gol che avrebbe portato l'Italia ai supplementari. Finisce. Non mi spreco neanche a guardare quello che succede dopo. Veramente. Bene, ci riposiamo.
Ci vedremo per Milan-Bologna, ragazzi. Ci vediamo per il Milan-Bologna. 4 aprile. Ciao.